eccolo qua. Abbiamo un gradito ospite, si tratta del professor Giovanni Giri, ex preside, ex amministratore di Porto Recanati, è stato anche candidato a sindaco nella città di Porto Recanati. Intanto lo salutiamo, buonasera Giri. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Vedi, anche a noi. Tant'è vero che pensavo proprio a lei in questi giorni, leggendo la cronaca di quell'atleta parolimpico cestista che è capitato a Porto Recanati con la sua carrozzina, è sceso dal treno e si è ritrovato a non riuscire a uscire fuori dalla stazione se non strisciando a terra, purtroppo, ed ha fatto uno scalpore perché ci sono delle barriere architettoniche insuperabili come la scalinata del sottobasso. Bene, questo ha riportato in auge la denuncia che con un filmato lei ha fatto anno scorso d'estate proprio sulla situazione delle barriere architettoniche della stazione di Porto Recanati. Guarda caso era state già denunciate, lo abbiamo fatto con piacere documentando in maniera visiva quello che era la stazione di Porto Recanati e della necessità anche di un collegamento, poi ne parliamo un attimo. Allora, quindi Giri, dire sono soddisfatto di che chi vuole che le dica. Anzi, c'è un po' di amarezza perché non hanno fatto niente nel frattempo. Da un lato sì, vuol dire che non avevamo parlato in vano, avevamo sollevato un problema reale, contrariamente a qualcuno che su Facebook mi ha scritto che addirittura cercavo visibilità. Ma chi vuole che cerca la visibilità un uomo di 68 anni, no? Che nella vita ha già fatto tutto, ha fatto la carriera professionale scolastica, è finita, l'amministratore comunale è finito, cioè. E poi l'assurdità di queste frasi in considerazione della gravità del problema, cioè io non posso dire sono soddisfatto perché avevo detto giusto, no, perché cosa vuole? E ci vuole poco a capire che quello è un problema vero ed è una vergogna che nessuno l'abbia affrontato in tanti anni. Questo è il problema. E da quando la stazione ha, come dire, chiuso l'accesso ai binari da dove arrivano i treni, perché una volta ce n'erano di più di binari a Porto Recanati, no? Ce n'era uno che proprio passava vicino al marciapiede dove adesso c'è la grata. Praticamente, quindi se passava c'erano gli attraversamenti pedonali che non c'erano i sottopassi, quindi il problema dei portatori di handicap si è aggravato addirittura nel corso degli ultimi anni, non è migliorato e mi fa veramente così uno scalpore che fino a che non c'è stato un personaggio importante, un campione paralimpico, insomma, tanto per essere, no, e non la signora, la modesta signora che quel giorno ho incontrato io, di cui parlavo, che gli ho dato una mano a portare il passeggino dall'altra parte, l'anonima signora, no, che ha preso lei in braccio il bambino, certo, certo. Io gli ho dato una mano col passeggino, e vabbè, insomma, però ecco, fino a che non si è sbattuti con un personaggio a suo modo importante, perché un atleta paralimpico è importante, un giocatore di basket che dà dignità, dà coraggio, è un simbolo, no? di quanto può essere dura la vita, ma come va combattuta, come va affrontata con coraggio, con determinazione. Ecco, almeno ecco, possiamo ringraziare questo ragazzo che ha riposto il problema. Lì leggevo addirittura sulla copia di quel giornale che l'ha pubblicato, che era il Corriere Adriatico, che addirittura il sindaco ha avuto garanzia che le ferrovie interverranno entro l'anno 2026. E beh, insomma, non mi pare che le ferrovie si stiano comportando bene. Primo perché per troppi anni lasciano un problema così aperto, perché voglio dire, se a scuola bisogna eliminare le barriere architettoniche, va bene? Se il marciapiede deve essere funzionale, tutti hanno l'obbligo di venire incontro, no? A questi concittadini che hanno queste difficoltà, beh, è un ente come le ferrovie, lo Stato invece se ne strafrega,
Ecco, c'è qualcosa che mi fa indignare, semplicemente. Io spero semplicemente che l'amministrazione comunale di Porto Recanati trovi la forza e la determinazione di essere dura con queste persone, che riponga il problema e gli dicono: guarda, non è possibile che tu dici adesso, ne riparliamo nel 2026, ma che stiamo scherzando, siamo. Io... Anche perché poi non penso che deve rivoluzionare la stazione per mettere un mezzo di mobilità perché possa superare la barriera architettonica della scalinata. Dai, guardi, su. Dal punto di vista tecnico non saprei dare. Ma l'accorgimento si trova, magari anche provvisorio, in attesa di... Può essere uno di quei discensori. Appunto, no? appunto. Per esempio, un ascensore, oppure non lo so. Cioè, modi ce ne sono, non è la prima volta che si fanno queste cose. Ecco, quindi voglio dire, non è che dobbiamo scoprire la Luna, insomma, è un principio nuovo della fisica. Insomma, si tratta di fare delle cose, di programmarle e di farle bene, ma ripeto, quello che a me indigna, perché da cittadino sono indignato, è che purtroppo al momento non c'è programma, perché se uno scrive che è nel 26 che verrà posto il problema, si risolverà nel 26, vuol dire che di qui... No, ma poi è un modo per... Mi auguro che non sia così come dico. Ma non sarà neanche risolto nel 26, perché quando si dà troppo si vede troppo in là la soluzione del problema, perché non la si vuole risolvere e prendere seriamente di petto, neanche fra tre anni. Spero solo che invece ci sia la possibilità che, ripeto, che l'amministrazione comunale insista, organizzi, faccia delle proteste, faccia tutto quello che deve fare, insomma, li minacci, che ma tanto, che ne so, se dovete fare un lavoro, attenzione, alte, non ve lo faccio fare prima che voi non fate questa cosa qui. Non lo so, adesso io parlo, non parlo come un sindaco, come un assessore, no, perché i sindaci, gli assessori devono parlare secondo un certo canone, parlo così, da cittadino che vede le cose. E che quando vedo le cose che non vanno si indigna, purtroppo ce l'ho avuto sempre questo vizio. Io però anche da questo punto di vista, vede, visto che l'amministrazione comunale c'entra in questo modo, non operativamente magari direttamente, ma perché è comune, il comune si occupa di tutto, quello sarebbe anche l'occasione, secondo me, per rilanciare quel bel progetto che mi pare, allora, mi pare che l'ultima volta il candidato Rovazzani aveva ripreso nel suo programma elettorale, no? Con lì, non so se lei ce l'ha presente, perché se ricorda abbiamo fatto quel filmato, quell'intervista, dal sottopasso praticamente esistente, fino alla strada che si chiama via Sorcinelli, ecco, la strada dove dà l'ex campo sportivo praticamente, dove adesso c'è un grosso parcheggio, c'è l'asilo, e quella lì non c'è molto spazio, sono pochi metri praticamente. Quindi se ci fosse magari un progetto da fare insieme alle Ferrovie dello Stato, no, che collega quel sottopasso già esistente con l'altra parte, la parte, diciamo, ovest, no, della stazione, la parte ovest di Porto Recanati, e ripeto, non si tratterebbe di un grandissimo lavoro praticamente, perché non è come il sottopasso, ecco, quello di via Galilei, il Scavalcavia, insomma, quelle sono opere molto molto importanti, sarebbe più piccolo, però riuscirebbe praticamente a collegare il corso Matteotti con la parte a ovest della stazione, e questo aiuterebbe tantissimo ad avere finalmente una disciplina del traffico a Porto Recanati che valorizzerebbe
il corso Matteotti, il centro storico. Praticamente non voglio dire, adesso poi sono amministratori che devono trovare le soluzioni, non dico una pedonalizzazione completa, ma sicuramente una, come dire, una forte valorizzazione anche in senso commerciale, di eventi, cioè praticamente uno invece di venire dentro il paese, se lascia la macchina al di là della, a ovest della stazione, in quella via, in quel parcheggio del campo sportivo, in 3 minuti a piedi è nel corso praticamente di Porto Recanati e aprirebbe praticamente le soluzioni. Io capisco che mi dicono che le ferrovie non sono favorevoli perché pare che se ne sia parlato, però bisogna insistere, fare dei progetti e farsi sentire. Ecco, io questo dico, chiamare le associazioni, chiamare la regione, chiamare insomma tutti quelli che possono darci una mano a provare a risolvere questo problema. E sarebbe veramente un grande cambiamento di prospettiva nella viabilità di Porto Recanati, sarebbe un alleggerimento, sarebbe una valorizzazione di quel grosso parcheggio che già esiste, quindi uno appena arriva lì, poi è in 3 minuti a piedi al corso, utilizzando, ripeto, andrebbe allungato il sottopasso di una decina. Beh, l'occasione c'era di lanciare questo progetto, no? Parliamo tanto delle PNRR, dei progetti che possono essere utilizzati con i fondi europei, che poi sono sempre a prestito comunque. Guardi, un piccolo rammarico ce l'ho anch'io, perché di questa cosa si era parlata già nel corso della ultima amministrazione Giampaoli, prima del 99, quando facemmo il cavalca ferrovia, i due sottopassi, no, di via Loreto e via De Gasperi, no? Ecco, però, e lì lo accennammo perché lo vedevamo come una sorta di completamento, era una cosa piccola tutto sommato, no? Rispetto a, e le ferrovie quella volta non erano contrarie, cioè avevano, sai, questo rapporto che avevamo avviato per queste grosse opere, che sono opere decisive per Porto Recanati, sono state. E poi però dopo, ecco, noi abbiamo cambiato, l'amministrazione è cambiata, noi non abbiamo avuto il tempo, ecco, per portarlo via. Ho visto con piacere, mi pare che l'ultima mini campagna elettorale Porto Recanati 21-26, la lista Rovazzani l'aveva ripreso, perché so che il consigliere Rovazzani ce l'aveva questa visione per valorizzare il corso, e però insomma, ecco, noi possiamo solo dire da osservatori esterni alcune cose, poi dopo sono altri che No, però è giusto che le diciamo, anche perché dobbiamo fare la nostra parte, sappiamo che non comandiamo noi, no, Giri, però si spera sempre che un suggerimento buono, intelligente, speriamo, utile possa far breccia nei cuori e nelle menti di chi invece ha la possibilità di poter decidere o comunque fare qualche cosa. Lo speriamo? Speriamolo. Speravamo pure anche l'anno scorso che qualcosa si muovesse dopo questa sua denuncia sulla stazione ferroviaria, perché non è possibile che una stazione ferroviaria, no, che di solito era anche una meta dei turisti che si trovano in città, dice: oddio, devo andare al bagno, vado alla stazione, lì lo trovo un bagno. Invece purtroppo non troviamo neanche quello. Anche questo è un problema. Su queste cose bisogna che con le ferrovie chi di competenza, il comune, io penso al comune perché non vedo altra autorità che possa muovere questi problemi, cioè il comune è il comune, insomma, è l'organo. Certo, un sindaco quando vuole si fa sentire, come no, e come cittadini, no. Quando parla il sindaco, ecco, non è che parla l'ultima ruota del carro. Certo, quindi, certo. Farsi sentire con le ferrovie, anche questo è un problema, anche questo è un problema, perché è un problema piccolo ma vero, insomma, ecco. Certo. Quindi quello del sottopasso, quello dei bagni e quello delle barriere architettoniche. Ma lei coltiva anche, Giri, e poi avremo modo di parlarne con più calma, anche di un progetto culturale. Sì, ho un'idea, mi sta venendo da mesi, da anni anzi, ho un'idea che poi
per il Covid prima, per altri motivi ho messo così un po' da parte, però ce l'ho sempre. Ecco. Allora, le dico in tre parole di che si tratta. Poi magari ne parleremo un'altra volta. Certo, certo. È un progetto culturale, che però molto probabilmente solleverà anche qualche problema e qualche polemica, lo sento già, ma polemiche di tipo culturale. Allora, parto, dico due parole, due minuti, ci metto. No, no, tranquillo, tranquillo. Se li ho due minuti ce lo metto. Allora, parto da Recanati, va bene? Parto dall'origine del nostro comune di Porto Recanati, va bene? A Recanati c'è al museo di Villa Colloredo Merz una bolla d'oro imperiale sì, dell'imperatore Federico II di Svevia, va bene? La bolla è del 1229 praticamente, ed è praticamente una bolla con la quale autorizza il comune di Recanati, no, a costruire un porto, bene, e tutte le strutture che fanno riferimento a questo porto, bene? Allora, questa bolla io la sto studiando praticamente, l'ho studiata. Cosa è successo? Con la collaborazione di una mia amica, una carissima amica di famiglia, che è una professoressa Maria Teresa Pè di Faenza, che è una latinista molto, molto esperta, sono riuscito a farmi fare praticamente un riscritto di questa bolla, praticamente, perché sa, le bolle medievali hanno delle abbreviazioni, cioè non è facile neanche leggerlo, anche uno che ha una cultura di latino dal liceo praticamente come me, non è facile leggerla. Ecco, sono riuscito a leggerla, ho fatto un riscritto e sulla base di questo riscritto, che mi ha un po' così entusiasmato, ho deciso di, intanto adesso sto traducendolo, va bene? Lo sto traducendo dal latino all'italiano, va bene? Con tutte le difficoltà, uno che il latino non era un grandissimo dotto quando andavo a scuola, però insomma le cose essenziali. E l'idea che mi è venuta è quella, gliela dico proprio in due parole. Porto Recanati è una città fondata da Federico II di Svevia. Ecco, questa è l'idea che ho. E sulla base di questa idea avviare una serie di manifestazioni, di convegni, di studi, coinvolgere le scuole, coinvolgere gli studiosi, coinvolgere l'università, coinvolgere, insomma, un arricchimento culturale per Porto Recanati. Federico II di Svevia è un grande imperatore medievale, vabbè, uomo del suo tempo, ma è anche, secondo me, anche un simbolo dell'Europa, no? Perché latino, tedesco, però anche aperto alla cultura medievale, alla cultura mediterranea, all'Islam, all'ebraismo, insomma, una figura che merita oggi di essere studiata, analizzata e con una serie di iniziative qualificanti. Ecco, questo mi piacerebbe fare dopo che ho fatto l'assessore, ho fatto il preside, ho fatto il candidato sindaco, animare, trovare un gruppo, qualcuno ci ho già parlato, che possa mettere in piedi qualche evento con questa, ovviamente anche coinvolgerò anche l'ambiente culturale di Recanati, il comune di Recanati, Villa Colloredo Merz, il museo, che insomma una cosa che penso possa avere una sua validità, una sua dignità. Ecco, questo è tutto qui.
adesso non posso dire altro, insomma, non mi metto a parlare di Federico II. No, ma è carino. No, no, invece ne parliamo perché coinvolge anche i Reganati, coinvolge più comuni. Benissimo. Un po', intanto porto Reganati. Certo, intanto, no? Certo. E poi certo. le scuole del territorio, questi si possono fare per esempio tante cose, si possono fare, si può fare, adesso butto lì l'idea, che ne so, rappresentare la figura di Federico II come l'ha fatta Franco Battiato, no? Con uno spettacolo all'arena d'estate, fare un torneo di cavalieri medievali, abbiamo il Castello Svevo, voglio dire, no? Il Castello Svevo, certo. Si chiama così, da noi quando ero piccolo dicevano tutti era il castello di Barbarossa. No, è vero, però era del nipote di Barbarossa, no? È quello che ha fatto la patente, no? Imperiale, sì. Su cui ha autorizzato Recanati a costruirlo praticamente. Quindi, ecco, tutta una serie, ma qualche convegno, c'è l'Istituto di Storia Medievale dell'Università di Macerata, le scuole di Recanati. Io con qualcuno già avevo parlato prima di venire via, prima di, come dire, di venire lasciare la dirigenza. C'è stato il Covid, c'è stato tutta una serie, ci siamo un po' fermati per certe cose, diciamo, no? Beh, c'è sempre, si può riprendere come... Questa è una cosa che ci avevo intenzione di riprendere, di lanciare, con calma, ma neanche troppo, insomma, ecco. No, ma bellissimo, molto interessante invece, vedi, rispolvera una pagina di storia molto bella. Se vuole poi gliene parlerò con una certa, il Cavaliere dell'Intelletto, ecco, mi è venuto in mente, si chiama l'opera di Franco Battiato, no? Io sono tra l'altro un appassionato di Federico II, un appassionato anche di Franco Battiato. Buon ragione, perché anche a me piace molto. Anche a me piace molto. Bene, grazie. Grazie a lei. Grazie Giovanni Giri. Ascoltatori. Buonasera. E a presto. Grazie del suo contributo. Buonasera. Ci vediamo. Buonasera. Pensa all'acqua da bere, in viaggio per chilometri, trasportata con fatica e la plastica che danneggia l'ambiente. La soluzione è già a casa tua. Fresca, filtrata, naturale o frizzante. Servita direttamente dal tuo Groe Blu. Pensato per l'acqua italiana. Pensato per l'acqua di casa tua. Groe Blu. Lo trovi da Clima Service di Gianni Morgante in via degli Alpini 4 Recanati. Telefono 071 757 6006. Da Clima Service di Gianni Morgante approfitta del bonus acqua potabile. Puoi risparmiare sino a 500 euro. Primo maggio, su coraggio io. E anche noi il primo maggio amiamo passare la giornata all'aperto a Santa Croce, dove si ritorna a far festa per ben 4 giorni. Si inizia venerdì 21 con una gara di briscola, venerdì 28 4 risate con la commedia Un biglietto per gli in paradiso, sabato 29 gara di burraco e domenica 30 dalle 16 merenda cena e tanta musica per giovani con il DJ Rudy. E arriviamo al primo maggio con Panini Farciti, come Cue Foglie, Casarcicce e Cue Braciole, giochi per i più piccoli. Ed allora il primo maggio dove vai? A Santa Croce di Recanati, vi aspettiamo. Radio R, la differenza si sente. La Carciofaia Agostini effettua la vendita diretta del carciofo di Montelupone biologico, fresco e sott'olio, miele e tanti altri prodotti tipici del territorio. La Carciofaia Agostini si trova a Montelupone in Viale Alighieri 14 e sui canali social. Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 347 2965 946. Puoi mangiare sano senza spendere di più, in modo gustoso e naturale. La Carciofaia Agostini vi aspetta a Montelupone. Sono le 19:05.
Clinica Lab al servizio della tua salute. Punto prelievi, poliambulatorio in via Aldo Moro 48 a Recanati, davanti alla scuola media Patrizi. Analisi chimico-cliniche, visite ginecologiche, visite dermatologiche, visite cardiologiche. Per informazioni telefonare allo 071 757 2676 o 342 9740 836. Per risposte tempestive e complete, Clinica Lab in via Aldo Moro 48 a Recanati. Efficienza e professionalità al tuo servizio. Nothing and nobody that could ever take. Ben ritrovati, buonasera a tutti. Questa è Radio R. La radio che parla fa parlare, questo è Let's Dance. Io sono Tony, al secolo Antonio Bolognini. Questa sera Revival, anni 60-70. Torniamo indietro nel tempo. Questa invece è la sigla che apre e chiude questo programma, messo in onda dalla redazione musicale di Radio R, 89 e 100 MHz in FM. Radio.it per tutta l'Italia, isole comprese. 071 75 74 429. Avete voglia di interagire con noi? Di fare due chiacchiere? Salutare qualcuno? Fare gli auguri? Barry White. Minuto più, minuto meno, forse più che meno, meno meno, che più, più, più. Il primo brano che vi faccio ascoltare è una gran bella canzone di Little Tony, Riderà. Io lo so sei migliore di me, perché tu le darai tutto quello che hai, perché finché vivrai amerai solo lei. Farò niente per riportarla da me.